Eccoci, buona serata a tutti e benvenuti a questa live didattica dedicata ai regimi di capitalizzazione. Stiamo parlando di matematica finanziaria, di matematica finanziaria per quanto riguarda proprio la prima fase. Quindi, vediamo subito, ecco, saluto intanto Alessia che si è collegata, ecco, buona serata anche Alessia. E dunque, ecco, buona serata anche a Ilaria, benvenute ragazze, ecco, benvenuta anche Alba, ok, e anche Angeles, bene, bene, Jacopo. Saluto a tutti, complimenti per la vostra partecipazione a questa live. Allora, vediamo subito di condividere lo schermo in modo tale da partire con questo nostro incontro dedicato interamente alla matematica finanziaria nella sua prima versione. Allora, condividiamo lo schermo. Ok, condividiamo lo schermo intero. Bene, ora vedete il mio schermo. Allora, parliamo di, quindi è arrivata anche l'altra Alessia che saluto. Benissimo, parliamo di regimi finanziari. Prima di passare all'azione, vedere diverse applicazioni dei regimi finanziari, soprattutto per chi non ha una certa dimestichezza con la matematica finanziaria, intanto saluto anche Delia che è collegata, e diciamo. Che cosa sono questi regimi finanziari? In matematica finanziaria, i regimi finanziari si riferiscono a modelli di calcolo che sono utilizzati per determinare i flussi di cassa. Stiamo parlando o di investimenti o di finanziamenti. E quindi tra i principali regimi finanziari che noi consideriamo, abbiamo il regime finanziario della capitalizzazione semplice, dove in questo regime il tasso di interesse si applica solo al capitale iniziale, e cioè, come sapete, gli interessi non producono a loro volta interessi. Il regime a capitalizzazione composta. In questo regime il tasso di interesse si applica sia al capitale iniziale che agli interessi maturati nei periodi precedenti. Di conseguenza, l'interesse, ecco, saluto anche Matilde, ben arrivata. L'interesse produce a sua volta interesse. Poi avremo altri due regimi che affronteremo però in un secondo momento, perché questa live è dedicata ovviamente solo alla prima parte della matematica finanziaria, che sono il regime di rendita, dove in questo regime si considerano i flussi di cassa periodici, come ad esempio una pensione, un affitto, quelli che hanno delle scadenze predefinite, e si determina il valore attuale o il valore futuro di questi flussi di cassa. E infine, parlando di regimi finanziari, l'ultimo che consideriamo nell'ambito della matematica finanziaria è il regime di ammortamento. In questo caso il regime si considera un prestito, un finanziamento con un piano di rimborso a rate di questo finanziamento, e si determina il valore delle singole rate, il valore totale del prestito o del finanziamento. Ovviamente si può dire, va bene, ma ci sono tutti questi regimi, ma come facciamo noi a sceglierne uno piuttosto che un altro? La scelta del regime finanziario dipende quindi dal tipo di flusso di cassa che io considero
e dalle esigenze dell'investitore o del finanziatore. Quindi è importante scegliere il regime finanziario corretto per effettuare una valutazione accurata di investimenti e finanziamenti. Quindi, a seconda della situazione in cui noi ci troviamo, ne scegliamo uno piuttosto che un altro. Se compriamo una casa, abbiamo bisogno di un mutuo, eccetera, utilizziamo un regime piuttosto che un altro. Ma adesso cominciamo a vedere di passare all'azione, e cioè cominciamo a considerare degli esercizi legati ai vari regimi di capitalizzazione. Ripassiamo la capitalizzazione semplice. Come vedete in questo grafico, che cosa c'è da ricordare in modo particolare sulla capitalizzazione semplice? Come trasferisco i capitali in avanti e i capitali indietro? Ovviamente nella prima parte introduttiva abbiamo visto che nella capitalizzazione semplice il capitale, cioè gli interessi, non producono a loro volta interessi. Se io ho un capitale C e lo devo trasferire avanti di un tempo T per farlo arrivare ad essere un montante M, devo utilizzare quello che si chiama il regime, il fattore di capitalizzazione semplice, cioè devo moltiplicare la mia C per 1 più I per T, dove ci ricordiamo che il tasso di interesse in matematica finanziaria è una quantità compresa fra 0 e 1, ossia il 7% è 0,07, il 9% è 0,09, ovviamente ottenuto facendo 9 diviso 100. Per portare indietro il capitale, e quindi c'è la mia somma, quindi per ripassare dal montante al capitale, devo moltiplicare per 1 fratto 1 più I per T, che è il mio fattore di sconto semplice o razionale. Vedete, fra parentesi, a fianco di capitalizzazione semplice, la scritta scindibile o no. Ne parleremo alla fine di questa nostra live, quindi rimanete collegati, e anche questo tipo di problematica la affronteremo in modo adeguato e diremo cosa vuol dire che se è scindibile o no il regime di capitalizzazione semplice. Faremo la stessa cosa anche nel regime di capitalizzazione composta. Ora cosa succede? Primo esercizio. In questo primo esercizio noi ipotizziamo di avere un capitale da investire di 10.000 euro in capitalizzazione semplice e di doverlo investire per 2 anni e 4 mesi al tasso, come potete vedere, compare questo 2 come pedice nel mio tasso di interesse, perché sto parlando di tasso semestrale. Devo trovare a quanto ammonta il mio montante. Quindi il mio montante, quindi dovrò portare avanti per 2 anni e 4 mesi il mio capitale di 10.000, quindi il mio montante lo troverò moltiplicando il 10.000 per 1 più. Posso pure lasciare il tasso semestrale, però devo concretizzare poi il tempo in base al tasso, ossia se io alla periodicità del tasso, se la mia periodicità è semestre, mi devo chiedere quanti semestri ci sono in 2 anni e 4 mesi. Ovviamente in 2 anni ci sono 4 semestri. E poi mi rimane una porzione che è esattamente pari a 4/6 di semestre. Quindi avremo 1 più 0,04 per 4 più 4/6. Ovviamente 4/6 vuol dire 2/3.
Se voi che siete all'ascolto prendete a questo punto una calcolatrice, se ce l'avete sotto mano, ecco, vediamo di fare un po' più di luce, ok? Una calcolatrice sotto mano, la sequenza è questa, 10.000 per aperta parentesi tonda, 1 più 0,04 per aperta parentesi tonda, 4 più 4 diviso 6, chiuse due volte la parentesi tonde, perché ne abbiamo aperte due, e abbiamo trovato che in capitalizzazione semplice, il mio montante complessivo è pari a 11.866 euro, allora, virgola 67. Ecco, questo è il mio montante finale. Ecco, per qualsiasi cosa in chat, io adesso vi sto vedendo in due monitor, in chat potete fare qualunque tipo di richiesta e di domanda. Anche chi vedrà questa live in differita potrà metterla nei commenti. E vi anticipo che in descrizione di questa live ho messo il link anche di una precedente live, sempre dedicata ai regimi di capitalizzazione, che potete andare a vedere per integrare ulteriormente quanto trattiamo in questo nostro incontro. Bene, e in questo modo abbiamo visto un esempio pratico di calcolo del montante in capitalizzazione semplice. Ci torneremo su questa pagina quando alla fine di questa live parleremo di scindibilità. Adesso ci soffermiamo un po' di più sulla capitalizzazione composta. Abituiamoci sempre al nostro asse dei tempi, che è importantissimo l'asse dei tempi per capire sempre come ci si muove con i capitali in matematica finanziaria. Se capiamo come muoverci con i capitali, abbiamo capito il 95% della matematica finanziaria. Quindi, se io ho un capitale C e lo devo portare avanti di un tempo T, questa volta in capitalizzazione composta devo moltiplicare il mio capitale C per 1 più I, chiuso fra parentesi, elevato a T, cioè per il fattore di capitalizzazione composta. Mentre se devo tornare indietro, devo moltiplicare per 1 più i elevato alla meno t, e cioè il fattore di sconto composto. Ora, questo ci consente di definire due formule. Ecco, diciamo, facciamo un breve passo indietro, non ne abbiamo accennato, anche se era scritto. La formula dell'interesse in capitalizzazione semplice è il semplicissimo C per I per T, mentre in capitalizzazione composta noi abbiamo il nostro montante, che è uguale al capitale iniziale, ovviamente portato avanti nel tempo di un periodo T, quindi moltiplicato per 1 più I elevato a T. E ovviamente, tornando indietro, dovremo moltiplicare il nostro montante per 1 più i elevato alla meno t per tornare al capitale. Ma se voglio concretizzare l'interesse nella capitalizzazione composta, l'interesse voi sapete che è uguale a montante meno capitale. Quindi, se il mio montante è pari a c per 1 più i elevato a t meno c, se io raccolgo la mia C, avremo C per 1 più I elevato a T meno 1, e questo mi consentirà appunto di trovare l'importo dell'interesse in capitalizzazione composta. Ma dopo tutta questa spiegazione generale sulla capitalizzazione composta, consideriamo quattro casi che a livello applicativo ci aiutano a muovere, a capire appunto il funzionamento di questa capitalizzazione composta. Il primo caso ci dice: guarda che hai un capitale C, quanto tempo ci metti
se lo investi a un tasso annuo del 3%, affinché questo capitale diventi 3,5 volte quello che è l'investimento iniziale. Allora, vediamo come fare. 3,5 volte sarà quindi il nostro montante, 3,5 volte il capitale, che sarà uguale al capitale che ho investito moltiplicato per 1 più 0,03, che è il mio tasso, elevato a un tempo t che non conosco. A questo punto posso dividere entrambi i membri per la mia c e otterremo che cosa? Che 1,03 elevato a t deve essere uguale a 3,5. Come sapete, voi che affrontate adesso la matematica finanziaria, avete comunque già come prerequisito la conoscenza base dei logaritmi e di conseguenza per arrivare a quantificare questa nostra t dovremo introdurre il logaritmo del primo membro, che è il logaritmo di 1,03 elevato a t, uguale al logaritmo di 3,5. Quindi avremo t logaritmo di 1,03 è uguale al logaritmo di 3,5, ossia t uguale a logaritmo di 3,5 fratto logaritmo di 1,03. Ora, voi che siete all'ascolto, se prendete una calcolatrice e procedete a scrivere log di 3,5 diviso log di 1,03, vedete che il risultato, ovviamente il tempo è enorme a un tasso così basso, il risultato è esattamente pari a 42,3820 613. Quindi, se stiamo parlando di tasso annuo, 3,5 volte arriverà fra 42 anni. Poi dobbiamo trovare la porzione dei mesi e dei giorni. Quindi avremo 0,38 20 613 per 12, che mi dà la porzione dei mesi. Il risultato di questa operazione mi dà 4,5845 575. Quindi avremo 42 anni, 4 mesi e vediamo quanti giorni. Per i giorni dovrò prendere la porzione di mese, quindi avendo 0,58, 47, 35, 575 da moltiplicare per 30. Quindi avremo questo 0,58, 47, 35, 575 per 30 ci dà circa 17,54 e questi 17 possiamo mettere anche 18 volendo. Cosa sono? Sono i giorni. Quindi la risposta al mio quesito sarà 42 anni, 4 mesi e 17 o 18, se vogliamo arrotondare, giorni. Bene, questo è un primo esempio di applicazione della capitalizzazione composta. Passiamo a un secondo esempio. Prendo una pagina nuova per evitare di pasticciare troppo. Il secondo esempio, abbiamo un capitale di 20.000 investito per un tempo di 2 anni e 3 mesi al tasso annuo del 3%,
La domanda è: qual è il montante in capitalizzazione composta convenzione esponenziale? Qual è il montante in capitalizzazione composta convenzione lineare? Allora, se io devo calcolare il montante in capitalizzazione composta convenzione esponenziale, a prescindere dalla periodicità del tasso, io considero l'intero periodo in capitalizzazione composta. E quindi cosa faccio? 20.000 per 1,03 elevato a 2 più 3 dodicesimi. Quindi l'intero periodo in capitalizzazione composta. Per quanto riguarda ovviamente convenzione esponenziale, se devo calcolare il montante in capitalizzazione composta convenzione lineare, io dovrò considerare i periodi interi in capitalizzazione composta. In questo caso, cosa si intende per periodo intero? Il periodo relativo alla periodicità del tasso. Quindi, se il tasso è annuo, i periodi interi saranno logicamente gli anni. Quindi avremo 20.000 per 1,03 elevato alla seconda, che è il mio tasso del periodo, cioè che è il mio numero di periodi interi. Il periodo frazionato va portato avanti, come vi sto facendo vedere, in capitalizzazione semplice. Quindi ho portato avanti periodo intero in capitalizzazione composta. Il periodo frazionato, che è dato da 3 mesi, in capitalizzazione semplice. Prendiamo le nostre calcolatrici e vediamo di passare subito all'azione. La prima è 20.000 per 1,03 elevato a 2 più 3 diviso 12, che mi dà esattamente 21.375,6. Virgola, se arrotondiamo alla seconda cifra, 38. Se procediamo nel caso della convenzione lineare, avremo 20.000 per 1,03 elevato alla seconda per, aperta parentesi, 1 più 0,03 per 3 diviso 12, che fa, ovviamente le differenze sono molto molto piccole, 21.377, virgola, se arrotondiamo alla seconda cifra dopo la virgola, avremo virgola 14. Chiara quindi la differenza per tutti, se c'è qualche dubbio. Scrivetelo pure in chat perché dal secondo video riesco a vedere anche le vostre chat. Allora, terzo quesito, sempre sulla capitalizzazione composta. Vedete questi simboli? Se io considero J3, cosa chiamo J3? J3 non è altro che il tasso annuo nominale convertibile quadrimestralmente, perché ovviamente voi sapete che ci sono 3 quadrimestri in un anno. Cosa succede? La domanda è: qual è il tasso semestrale equivalente al tasso annuo nominale convertibile quadrimestralmente del 9%? Qual è il primo step che dobbiamo fare? Il primo step è quello di trovare il tasso quadrimestrale, ossia di dividere 0,03
0,9 per 3 e ottengo cosa? 0,03. Questo è il mio tasso quadrimestrale. Ricordiamoci che i K, cioè il tasso del periodo, è uguale a JK fratto K. Quindi in questo caso per noi JK è J3 che va diviso per 3. Si tratta poi di trovare il tasso semestrale. Dunque stiamo parlando di un periodo di 4 mesi quadrimestrale, di un altro periodo di 6 mesi. Quindi il minimo comune multiplo fra i due periodi sarà pari a 12 mesi. Avremo che 1 più il tasso semestrale elevato alla seconda, perché in 12 mesi ovviamente ci sono due semestri, uguale a 1 più il tasso quadrimestrale elevato alla terza. Quindi come facciamo ad arrivare alla terza, perché ci sono tre quadrimestri in 12 mesi? Come facciamo ad arrivare al nostro obiettivo? Estraiamo la radice quadrata da entrambi i membri e avremo che 1 più i 2 è uguale alla radice quadrata di 1,03 alla terza, così abbiamo eliminato il quadrato, e quindi il nostro i 2 è pari alla radice quadrata di 1,03 alla terza meno 1. Calcolatrice alla mano, avremo radice quadrata di 1,03 alla terza e poi meno 1, che ci porta a 0,0453. Quindi il tasso semestrale equivalente al tasso quadrimestrale del 3%, possiamo dire che è circa pari al 4,53%. Ok? Se non ci sono domande in chat, procediamo con il quarto quesito, sempre legato alla capitalizzazione composta. Quindi anche qui ci acquistiamo una nuova pagina. Questa volta stiamo parlando della capitalizzazione composta e ci chiede: ma a quale tasso hai investito 30.000 euro per 3 anni per ottenere, qui ovviamente manca, no, 3.000 euro, scusate, non manca niente, sono io che ho letto male, per arrivare a 3.600 euro. Siamo, come vi ho detto, sempre in capitalizzazione composta. Quindi imposteremo quale equazione? Che 3.000 per 1 più i, che non conosco, elevato a quanto tempo ho investito questo capitale, cioè 3 anni, mi porta a 3.600. Ora dovremo, per prima cosa, per risalire alla nostra i, dividere tutto per 3.000, ok, e otterremo che 1 più i elevato alla terza è uguale a 3.600 diviso 3.000, che fa 1,2. Per arrivare alla nostra i dovrò estrarre che cosa? La radice terza di entrambi i membri, e questo mi verrà come 1 più i uguale a radice terza di 1,2, quindi i uguale radice terza di 1,2 meno 1. Se prendiamo la nostra calcolatrice e inseriamo la radice terza di 1,2 e togliamo 1, otteniamo che è 0,0627, arrotondando alla quarta cifra. Quindi diciamo che il tasso a cui
è stato investito un capitale di 3.000 per ottenere in 3 anni un montante di 3.600 è circa pari al 6,27% annuo. Bene, a questo punto, vediamo un po', dobbiamo aprire una nuova parentesi legata alla capitalizzazione commerciale, quindi al regime poi dello sconto commerciale. Dunque, nella capitalizzazione commerciale, che è una capitalizzazione, diciamo, un po' particolare, legata per esempio al fatto se acquisto un titolo di Stato, mi viene dato un importo già scontato e poi mi verrà restituito il valore nominale, diciamo, per identificare una delle possibili applicazioni. Ma sempre per capire come ci si muove andando avanti o tornando indietro. Nel regime finanziario della capitalizzazione commerciale, ricordiamo che per andare avanti in capitalizzazione commerciale si moltiplica per il fattore 1 fratto 1 meno d per t. Per tornare indietro si moltiplica per 1 meno d per t, quindi 1 fratto 1 meno d per t per andare avanti, 1 meno d per t per tornare indietro. Vedete quindi le due formule qui riportate. Abbiamo il montante che è uguale al capitale per 1 fratto 1 meno d per t perché abbiamo portato avanti il nostro capitale. Il capitale che è uguale al montante per 1 meno d per t perché abbiamo portato indietro il nostro montante m. Se voglio quantificare lo sconto commerciale a quanto vale, basta fare montante meno capitale, vedete che al posto del capitale ho messo m per 1 meno d per t. Facendo il calcolo arrivo a dire che il mio sconto commerciale ha come formula m per d per t. Ma per chi non ha mai sentito questa d, può venire il dubbio, ma come? Ma se prima il tasso lo chiamavamo sempre i, perché adesso lo chiamiamo d? Che relazione c'è fra la nostra I e la D? La relazione è presto fatta. Se, come la vedete qui a video, se io considero la formula del montante in capitalizzazione semplice e del capitale in capitalizzazione commerciale, ipotizzando che il tempo sia uguale a 1, vedete, confrontando queste due formule, arrivo a verificare che il mio tasso I è uguale a D fratto 1 meno D. Ovviamente non sto a leggervi le sequenze che sono estremamente semplici. Con T uguale a 1 ho diviso qui entrambi i membri per C, qui ho diviso per M, ho trasformato poi il C fratto M in M fratto C uguagliando i reciproci. E a questo punto poi ho ricavato la I rispetto a D. Ma vediamo ora una piccola applicazione pratica della capitalizzazione commerciale. Ossia, se io ho un capitale di 3.000, un montante di 4.000 che è stato investito per un tempo di 2 anni e 4 mesi, devo trovare la mia D. Ovviamente posso dire che 3.000 è uguale a 4.000, che è il mio montante, per 1 meno la D che non conosco, moltiplicata per i 2 anni e 4 mesi, quindi 2 più 4 dodicesimi, ipotizzando ovviamente che la D sia annua. A questo punto, se io divido entrambi i membri per 4.000, otterrò che 0,75, che è frutto di 3.000 diviso 4.000, è uguale a 1 meno, qui abbiamo 4 dodicesimi, che è sintetizzabile come un terzo, quindi un terzo, se ho 2 interi più un terzo, avrò 7 terzi, quindi avremo 1 meno
7 terzi di, quindi questo ci porta a dire che 7 terzi di è uguale a 1 meno 0,75, facendo il calcolo, quindi D uguale 0,25 per 3 diviso 7, perché dividere per 7 terzi è come dire moltiplicare per 3 settimi. Se prendiamo la nostra calcolatrice, avremo 0,25 da moltiplicare per 3 e da dividere per 7. Questo ci porta a dire che il mio tasso di sconto commerciale in questa operazione è 0,1071. Ossia è circa il 10,71%. E siamo all'ultimo punto di questa nostra live. Intanto mi complimento con il gruppo decisamente cospicuo di studenti che stanno mantenendo la loro azione attiva nell'ambito di questa live. E dunque, quello che volevo dirvi per chiudere questo nostro incontro è il discorso della scindibilità che dicevamo all'inizio. Cosa vuol dire? Dire che il regime finanziario dell'interesse semplice non è scindibile, mentre il regime finanziario dell'interesse composto è scindibile. Vediamo di capire che cosa stiamo dicendo. Dunque, se io devo portare avanti dunque sono al tempo zero, devo arrivare a un tempo t, però al tempo t ci arrivo in una volta sola, oppure ci arrivo in due riprese, dove prima arrivo al tempo T1, dove questo range possiamo dire che è il tempo T1, e quest'altro range, cioè intervallo, è il tempo T2. Come potete vedere, il momento di arrivo è identico, come dire, oggi siamo al tempo 0, fra 6 anni saremo al tempo T. Oppure oggi siamo al tempo 0, T1 è fra 3 anni e T1 più T2 è fra ulteriori 3 anni. Ora, cosa succede? Se faccio questa operazione, parto con lo stesso capitale, arrivo a destinazione con lo stesso montante facendolo in una volta sola oppure facendolo in due riprese. Se sono in capitalizzazione composta, sì. E allora si dice che il regime della capitalizzazione composta è scindibile. Verifichiamolo subito in capitalizzazione composta. E cioè, se io in capitalizzazione composta porto avanti il mio capitale C per il tempo T che so essere uguale a T1 più T2, perché parto dal presupposto che il tempo t sia uguale a t1 più t2. Ecco, se adesso rifaccio la stessa operazione in due riprese distinte, io avrò un montante intermedio che sarà m1 e un secondo montante che sarà m2. Ovviamente m1 è il capitale iniziale per 1 più i elevato a T1, ma M2 sarà uguale a M1, che è quello che abbiamo appena scritto, cioè C per 1 più I elevato a T1, il tutto da moltiplicare per portare avanti del periodo T2 per 1 più I elevato a T2. Ora ci ritroviamo con il prodotto di due potenze che hanno per base la stessa base, avremo una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti. Ma come potete vedere, m e
ed M2 sono esattamente la stessa cosa. E per questo noi diciamo che il regime finanziario dell'interesse semplice, scusate, l'interesse composto, è scindibile. Verifichiamo, per chiudere questo nostro incontro, che il regime finanziario dell'interesse semplice non è scindibile. In capitalizzazione semplice, la mia prima operazione qui quale sarebbe? Montante uguale a capitale per 1 più I per T1 più T2, periodo intero, T1 più T2. Quale sarebbe invece nelle due riprese? Primo montante uguale a capitale per 1 più I per T1. Il secondo montante è uguale al primo montante che abbiamo appena scritto, portato avanti per il periodo T2, quindi per 1 più I per T2. Se adesso io svolgo il calcolo, otterrò 1 più I per T1 più I per T2 più I al quadrato T1 T2. Ma com'è possibile vedere, se io avevo portato avanti in unica soluzione e svolgo anche la moltiplicazione, avremo un qualcosa di diverso, perché questo I al quadrato T1 T2, nel caso di un trasferimento unico in unica soluzione, non è presente. Quindi abbiamo in questo modo dimostrato che nel regime finanziario dell'interesse semplice, il regime finanziario dell'interesse semplice non è scindibile, perché il nostro M è diverso dal nostro M2. Bene, siamo giunti al termine di questa nostra live. Spero vi possa essere stata utile. Se vi è stata utile, mettete un like a questo video. Vi ricordo che in descrizione trovate il link anche per un'altra live, e vi invito ovviamente a iscrivervi al canale e a diffondere appunto questo canale didattico. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima live.